Ciao a tutti da Vittorio, oggi c'è Lazio-Salernitana e leggo che il dato dei biglietti venduti è molto basso. Ci sta assolutamente, la Lazio sta facendo un campionato pessimo, ci sta che la gente non voglia spendere i soldi per andare allo stadio. Devo dirvi che non sono molto entusiasta di andare allo stadio oggi, ma nella mia idea c'è sempre quello di andare allo stadio a vedere la Lazio. Che vinca, che perda, che pareggi, che stia lottando per lo scudetto o per l'ultimo posto in classifica, io da tifoso laziale vado sempre allo stadio e non ho mai avvertito il desiderio di non andare allo stadio per sostenere la mia squadra. Tifo Lazio, sostengo la Lazio sia nel bel tempo, sia nel brutto tempo, sia quando le cose vanno bene, sia quelle quando vanno male. Questo, secondo me, è quello che deve fare il tifoso. Poi, alla fine dei 95 minuti di gioco, fischio se non sono contento della prestazione della squadra o applaudo se hanno fatto bene. Ma nel corso della partita si incoraggia i giocatori, anche quelli che non amo, fino alla fine, fino a quando avranno la maglietta della Lazio. Ma nei commenti ricevuti in settimana ho letto molti di voi dire: io non vado più allo stadio perché non voglio dare i soldi a Lotito. Oppure io non vado più allo stadio perché così costringiamo Lotito a vendere la Lazio. Io vi voglio dire che se voi andate o non andate allo stadio, a Lotito non gliene può fregare di meno. E una evidente dimostrazione di tutto ciò è il fatto che la Juve, l'Inter, il Milan, la Roma, tutte le squadre di Serie A hanno fatto nel corso dell'anno o negli ultimi anni grandissime iniziative per i tifosi. La Roma ha fatto più volte: compri un biglietto, le prossime due sono gratis, o compri il biglietto di questa partita, la prossima costa solo 10 euro, eccetera, eccetera. La Juventus addirittura mi mandava a me i messaggi: vieni a vedere la Juve contro l'Atalanta, avrai il biglietto di Coppa Italia gratis, eccetera, eccetera. La Lazio non ha mai, e ripeto, mai fatto un'iniziativa del genere, mai nella vita. Non solo, ma comprare i biglietti per la Lazio è un meccanismo complicatissimo, un incubo. Ogni volta c'è la prelazione con i numeri che sono sempre sbagliati, c'è il codice di prelazione ma non basta perché devi togliere quattro cifre ma devono essere 12 numeri, eccetera. Non è mai una cosa facile comprare i biglietti per la Lazio. Questo perché alla Lazio, e in particolare allo Tito, dei tifosi frega meno di zero. Merchandising fa schifo, comprare i biglietti per la Lazio è un disastro. Questo già vi dovrebbe far capire come allo Tito, se lo stadio è pieno o vuoto, frega niente. Voi direte: ma la Lazio prende i soldi. Sì, è vero, la Lazio prende i soldi, ma bisogna andare a vedere i bilanci. Purtroppo la Lazio, come molte squadre italiane, incassa pochissimo dal botteghino, dal match day, come si dice in inglese. Se andate a vedere, la media è 20-25% massimo di ricavi dal botteghino, è il totale della torta dei ricavi della Lazio. Questo significa che in media il 20% degli incassi della Lazio viene dal botteghino. Faccio un esempio: lo scorso anno, che è stato un anno travolgente dal punto di vista del botteghino per la Lazio ha incassato qualcosa come 19 milioni di euro. Solo dai diritti televisivi la Lazio ha incassato 90 milioni. Capite la differenza? Da una parte 90, dall'altra 19. L'abisso è notevole, la differenza è notevole. Allo Tito dei tifosi frega niente, per due motivi. Uno, perché vuoi non vuoi, gli incassi sono bassi, perché nell'anno in cui fai di più fai 20 milioni di euro contro i 90 di diritti televisivi. E due, perché meno tifosi sono allo stadio, meno contestazione riceva. Ogni settimana che la Lazio gioca all'Olimpico ci sono almeno 2, 4, 5 cori anti-Lotito. E quindi Lotito pensa: meno tifosi vengono, meno cori subisco, io sto meglio allo stadio. E infatti non c'è mezza iniziativa per i tifosi. Questo vi deve far capire che allo Tito dello stadio pieno frega niente. Perché se tu pensi che se non vai allo stadio non dai soldi allo Tito, sbagli, perché i soldi li dà la Lazio, non lo Tito. Lo Tito quei soldi non li può toccare, perché o la Lazio distribuisce un dividendo, e allora quei soldi vanno a tutti gli azionisti della Lazio, e non solo allo Tito, ma nella storia della Lazio la Lazio non ha mai distribuito un dividendo, mai. E quindi capite che lo Tito quei soldi non li ha mai incassati. Secondo, perché quei soldi sono pochissimo. Voi dite: l'anno prossimo disertiamo lo stadio, la Lazio perde 19 milioni. Lotito ci mette un attimo a recuperare quei 19 milioni. Vende Zaccagni a 25 milioni, ha incassato 6 milioni in più dei 19 del botteghino. Per cui a Lotito non frega se voi andate allo stadio o non ci andate.
Per colmare quel gap vende un giocatore in più e chi se ne frega. Tanto l'abbiamo capito, l'Udito non gliene frega mai. Tanto l'abbiamo capito, all'Udito non frega di arrivare in Champions. O meglio, l'Udito ci vuole arrivare senza spendere. Cosa che obiettivamente è impossibile perché Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli, tutti spendono più della Lazio e quindi sono quelle squadre che alla fine vanno in Champions mentre la Lazio, non spendendo mai un euro di più di quanto incassa, difficilmente va in Champions. E quindi all'Otito non gli frega, ha meno soldi da spendere? Spenderà di meno. Non è che fa come l'Inter che se incassa di meno comunque spende 100 milioni sul mercato perché vuole vincere e va in difficoltà. L'Otito incassa 20, spende 20, incassa 40, spende 40, incassa 5, spende 5. Quando i tifosi diranno ah non hai speso i soldi, lui dirà voi non siete andati allo stadio e io non spendo i soldi. Perché in 20 anni di gestione Lotito, Lotito non ha messo un euro nella Lazio. Un euro. Per cui voi convinti che se non vado allo stadio costringo Lotito a tirare fuori i soldi, vi sbagliate. Perché se voi non andate allo stadio, Lotito non è che tira fuori i soldi. Il bilancio è negativo, vende due giocatori e rimette tutto in attivo. Lotito non ha problemi. E attenzione, questa protesta c'è già stata negli anni passati. Abbiamo visto anni in cui allo stadio andavano 10.000, 11.000 e Lotito non ha venduto la Lazio perché ha fatto quello che dicevo io, vendeva un giocatore in più e non comprava nessuno. Il bilancio era a regola, a lui gliene fregava niente, dava la colpa ai tifosi e via. Per cui ripeto, questa idea di non andare allo stadio danneggia solo i giocatori che vanno in campo, danneggiano solo la tua Lazio, non Lotito, perché i biglietti, il costo dei biglietti non va a Lotito, va alla Lazio. Se la Lazio incassa di meno, Lotito spende di meno e così non mette mai mano al portafoglio. Per cui non sarà lo stadio deserto che spingerà Lotito a vendere la Lazio. Contestazione? Beh, quello è un altro discorso. Se iniziamo a fare contestazioni dentro e fuori allo stadio, magari l'opinione pubblica spingerà Lotito a vendere la società. È quella l'unica cosa che dobbiamo fare. La Lazio è una società quotata in borsa, chiunque può presentare un'offerta alla Lazio. Se qualcuno è interessato a presentare un'offerta alla Lazio, per me devo andare pubblicamente, intervista a un giornale, eccetera, e dire voglio comprare la Lazio. Lo dito, ci sediamo a discuterne e da là si apre la discussione, e da là i tifosi si possono far sentire, spingendo lo dito a almeno sedersi e discutere della cessione. Ma non andare allo stadio, mi dispiace dirvelo, non spingerà mai lo dito a cedere la Lazio. Questo spero che aiuti tutti a comprendere la situazione. Io allo stadio stasera ci vado, non sono sicuramente contento della stagione della Lazio, ma da tifoso credo che il mio compito sia quello di andare allo stadio e sostenere sempre la maglia del mio cuore. Noi ci rivediamo post partita Lazio Salernitana col video commento e poi la mattina dopo con il commento del giorno dopo. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con gli amici. Grazie ancora, ragazzi.